pure a me muova. Non lo so, moglie ha preso sta cosa che ti dice che tipo se non c'hai un tot dei de iscritti non puoi andare in live. Però se poi premi dopo un po', ma niente, cioè, dopo premi ok, diceva. Sì, infatti c'è 30 FPS. Sì, 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 importante che se non gli FPS, perché tanto non fa una ripresa, sì, infatti il primo tempo me lo sono mangiato. Ma no, comunque ecco, siamo in live. Sì, sì. Riesci a mandare il link a calcio video così lo mettono su. Ah, ma c'è l'audio.
Buonasera amiche e amici dell'AIFA Super League, siamo qui al campo Castelli per raccontarvi la settima giornata dell'AIFA Super League. Si sfidano Flavio 91 contro la capolista Borgo Rosso. Sono tanti i punti che dividono le due squadre, chissà se il campo poi confermerà la classifica. Borgo Rosso che scende in campo con una divisa molto stile argentina, strisce a bande verticali bianche e celesti, mentre Flavio 91 risponde all'altra parte con una divisa interamente verde con i numeri bianchi, calzoncini neri, calzettoni neri. Iniziamo con le formazioni degli ospiti Borgo Rosso che si schierano con un difensivo 4-5-1, poi vediamo se in realtà in campo rispetteranno le posizioni delle schede che ci hanno dato. In porta il capitano con il numero 1 Lovizzon, difesa 4 composta dal 92 Marchetti, Altobelli che ricorda l'ex giocatore dell'Inter, Petrolo e Codiani, e centrocampo Pellicciari con il 23, esterno destro Lemmo, poi Gasbarrini con il 98 Di Maria, 19 Cicerchia, in attacco il numero 85 Maiorana, allenatore signor Cesaretti, a disposizione Benedetti, Tartaglia, Cesaretti, Berti, Acerbi, Fiori, D'Ambrosi, Botev, D'Annibale, Spinetoli e Altobelli. Risponde il Borgo Rosso con un 4-3-3, fedeli in porta, Tarantino, Prezzolini, Ciurleo, Ruscito a comporre la linea difensiva. Centrocampo a 3 composto dal numero 20 Panimolle, numero 24 Conti, numero 21 Bisello, poi in attacco Moscetti, Atria e Fedeli. È veramente quasi tutto pronto per l'inizio del match. Darà il calcio d'avvio della gara il Borgo Rosso, che attaccherà da destra verso sinistra per rimanere e per capirci anche meglio. Daremo sempre le coordinate dello stadio della città di Roma, quindi da curva sud verso curva nord attaccherà il Borgo Rosso, che gestisce già il primo pallone. Intanto sale molto bene in pressione il Flavio 91, che porta avanti il pallone con Natria, va quasi sull'out destro, prova a mettere un cross in mezzo, però è stato attentissimo il difensore di Borgo Rosso, che però concede una pericolosa rimessa laterale. Sarà la prima del match, e si incarica della battuta il numero 23 Ruscito. Cross in mezzo di Ruscito con il destro, stop, completamente errato qui l'aggancio di Moscetti, e blocca il portiere, che adesso può rilanciare in avanti a cercare il centravanti. Sbaglia però qui tutto, è Ruscito un po' a spazzare, un po' alla vecchia maniera, decide di buttare il pallone in fallo laterale. Codiani batte la rimessa laterale, cross, no, cambio di gioco completamente dall'altra parte, però fa buona guardia il Flavio 91. Molto bravo qui il terzino Tarantino, che fa scorrere lentamente via il pallone, conquista un'altra rimessa laterale già battuta in questo momento. Gestione del pallone di Bisello, che poi decide di andare in avanti. Si difende bene però il Borgo Rosso. Bisello, colpo di tacco, va a dare la palla al suo compagno di squadra Tarantino per la battuta del fallo laterale già battuto, però Tarantino con il piatto destro troppo velocemente e quindi sbaglia. Prova un lob quasi da centrocampo, non si è capito se era più un tiro oppure un lancio in profondità a cercare Maiorana. Probabilmente non si sono capiti i due giocatori di Borgo Rosso. Adesso qui Maiorana sale in pressione, porta avanti il pallone il centrale del Flavio 91, che va a trovare molto molto bene il 22, che poi allarga per Fedeli. Però non mette troppa forza nel pallone per Moscetti. Ha già recuperato palla il Borgo Rosso. Bellissimo qui il lancio avanti di Maiorana a liberare sulla destra il proprio compagno di squadra. Ha superato uno, il tiro esterno della rete, sfiora il gol il Borgo Rosso. Qui bellissima azione in profondità. Ha gestito molto bene il pallone il 98 Di Maria, che tra l'altro per cognome e per divisa potrebbe ricordare anche il Fideo, anche il Di Maria, però ovviamente parliamo
giocatori di altra categoria. Qui fallo laterale conquistato dal Borgorosso, che dopo il primo spavento iniziale adesso sta iniziando ad acquisire campo e a spaventare il Flavio 91, e anche, insomma, se vogliamo far vedere il motivo per il quale sono primi in classifica. Pallone indietro, ricomincia indietro il Flavio 91, rilancio in avanti di Fedeli, colpo di testa poi di Atria, ancora da Moscetti, però intercetta tutto quanto il centrocampista del Borgorosso, il 23 Pellicciari, che poi decide di andare sulla testa da Marchetti, ancora da Pellicciari, ancora scarico indietro al centrale Petrolo, va ad Altobelli, porta avanti il pallone Altobelli, allarga con il sinistro per Marchetti, erroraccio qui però del terzino del Borgorosso, si ripartirà con una rimessa laterale per il Flavio 91. Battuta velocemente, però già palla recuperata da parte dei ragazzi allenati da Cesaretti. Rilancio in avanti con il sinistro, completamente sballato il rilancio di Codianni, ha provato un pallone in profondità, però completamente errata proprio la misura del passaggio. Si ripartirà con rimessa laterale per il Flavio 91, porta avanti il pallone Moscetti, ha superato il diretto avversario, poi prova l'imbucata centrale, fa buona guardia alla difesa di Borgorosso, può ripartire Di Maria, però qui sbaglia tutto, ha già recuperato palla Flavio 91, cerchio del centrocampo, lancio in avanti, sbaglia tutto il terzino, sovrapposizione del 23 di Flavio 91, che poi prova a lanciare sulla destra, chiedeva un fallo laterale inizialmente Bisello, non è però dello stesso avviso l'arbitro, si ripartirà con rimessa laterale per il Borgorosso, battuta in questo momento, lancio in avanti non precisa a cercare Majorana, quindi può spazzare in avanti il Flavio 91. Viene annullato un gol per fuorigioco, anche se il fuorigioco fischiato effettivamente era quello del 22 Atria, però poi era arrivato, se non vado errato, Moscetti, anzi no, scusate, Fedeli, che con un pallonetto aveva superato il portiere. Da vedere se anche Fedeli era in fuorigioco, posizione di offside, o comunque se Atria è stato considerato attivo nell'azione. Ha già perso palla il Borgorosso, comunque partita divertente fino a questo momento. Porta avanti palla Ciurleo. Bisello va indietro da Ciurleo, ancora Bisello, avvicina a sé Panimolle, non lo serve. Prezzolini tenta una giocata e forse qua abbiamo capito perché c'è un difensore centrale con il numero 10, giocata da centrocampista assolutamente, e anche piedi buonissimi qui del centrale di Flavio 91, che gioca un po' alla Bonucci, probabilmente sarà sia impegnata a difendere ma anche ad impostare il gioco. Non è bravo come lui ad impostare Tarantino, infatti sbaglia il passaggio, però riesce comunque a conquistare una rimessa laterale. Pallone in avanti a cercare Fedeli, pressing assiduo di Borgorosso, Fedeli lancia in avanti a cercare Moscetti, però fa buona guardia Altobelli, può ripartire il contropiede del Borgorosso, però braccato da tre uomini Gasbarrini, che poi fa anche un brutto fallo di reazione. Siamo già però dall'altra parte, vertice destro dell'area di rigore, anticipa tutto il 27 di Borgorosso, altra rimessa laterale per Flavio 91, che sta disputando veramente una grande partita. I punti, che sono molti, che dividono le due squadre in questo preciso istante non si stanno vedendo. Nel frattempo si ripartirà con un calcio di punizione lato destro del campo. Pronto a battere ancora il 10 di Flavio 91, Prezzolini.
Sono tutte sue le punizioni, salgono dalle torri, marca uomo Borgorosso, pallone messo in mezzo, la chiama lo Zivon e la fa sua, può ripartire immediatamente, lancio in avanti con il piede destro a cercare Majorana, però molto bravo ma soprattutto attento il 3 Ciurleo, con un colpo di testa la manda in avanti, però ha già recuperato il pallone Borgorosso, pallone indietro da Gasbarrini, adesso allarga sulla sinistra dove c'era Codianni, però anticipato dal suo stesso compagno di squadra. Adesso sì, andiamo sulla fascia sinistra, Majorana sura il diretto avversario, entra di rigore, Majorana poteva metterla in mezzo, decide di fare tutto solo, Majorana il tiro deviato, pallone che resta lì, conclusione non bellissima, il pallone che si spinge abbondantemente al lato. Zero a zero ancora il parziale quando sono passati 8 minuti del primo tempo, occasioni sia da una parte che dall'altra, non occasioni nitide fino a questo momento, però sprazzi di bel gioco, più per la squadra in divisa verde. Qui però sbaglia il rilancio Fedeli, non un bellissimo rilancio, troppo corto, non ha superato, non è arrivato neanche nel cerchio di centrocampo, però poi riesce ad uscirne bene il Flavio 91, che adesso può agire sulla fascia destra, pallone sulla tre quarti, vince un rimpallo, ne vince un altro, poi supera il diretto avversario. Effettivamente mi sento di dare ragione al 23 Pellicciari, anche dalla nostra postazione sembrava che il giocatore di Flavio 91 si fosse abbondantemente tuffato. Per quello ci sono state tantissime proteste, l'arbitro però ovviamente ha visto in maniera diversa, come diceva il buon Vucetin Boshkov, rigore è quando l'arbitro fischia, ovviamente in questo caso è punizione, ma come per dire che quando l'arbitro fischia la decisione è quella. Adesso vediamo chi andrà a battere, chissà se andrà a discussione in atto tra Fedeli e Prezzolini, vediamo chi andrà sul punto di battuta. Sono due le soluzioni, sembra che Prezzolini si stia allontanando, la vuole battere Fedeli, colui che l'ha conquistata, parte Fedeli con il destro, parata di lo Zivon, però pallone che resta ancora lì sul lato sinistro del campo, conquista un'ottima rimessa laterale l'esterno del Flavio 91, era braccato da due giocatori, riesce comunque a mandare il pallone addosso al diretto avversario e conquistare un'ottima rimessa laterale, prova il tiro con il destro deviato, pallone che poi stava arrivando pericolosamente al giocatore, poi prova il tiro dalla distanza, non male il tentativo, però al lato di non molto. Provato Conti la conclusione di prima con l'esterno destro, l'ha colpita un po' di collo, un po' d'esterno, infatti non l'ha presa benissimo, il pallone ha preso uno strano giro senza neanche prendere lo specchio della rete. Può ripartire adesso il Borgorosso, sbaglia un altro pallone, poi è bravissimo Bisello a tornare indietro e riconquistare il pallone, poi lancio in avanti, Altobelli fa buona guardia di testa, pallone che viene mandato sulla destra dove Marchetti conquista un ottimo fallo laterale, già battuto in questo momento, prova il centravanti di Borgorosso, riconquista il pallone, lo fa molto bene. Palla adesso sulla sinistra per Majorana, supera il diretto avversario, sempre molto bravo Majorana al momento del dribbling, però non preciso quando poi c'è da scaricare il pallone ai propri compagni. Qui adesso, per non saper né leggere e né scrivere, spazza via il pallone il 27 Petrolo, fatto bene perché comunque l'occasione stava diventando importante per Flavio 91, quindi si ripartirà da un fallo laterale. Va a battere il 23 Ruscito sotto proprio la nostra postazione, eccolo il fallo laterale battuto in questo momento, però ha già recuperato palla il Borgorosso con Majorana che però sbaglia, adesso può partire in contropiede
il Flavio 91 con Fedeli, chiedeva un fallo, non gli viene fischiato, pallone per Majorana, ancora sempre molto abile nel dribbling Majorana, va attualmente dall'altra parte, cerca il centrocampo, poi prova con il destro a cercare il suo compagno di squadra, però pallone che viene un'altra volta recuperato da Majorana, stavolta sì, subisce fallo. Quasi sulla tre quarti. Andrà a battere Majorana con il destro, proprio colui che l'ha conquistata questa punizione. Vediamo se andrà al tiro anche, oppure proverà uno schema. Siamo molto molto distanti dalla porta difesa dal numero 1 Fedeli. Vediamo che cosa deciderà di fare l'85 in maglia biancoceleste. Parte Majorana con il destro a giro, il tiro, c'è la traversa piena, palla che poi resta lì ed è incredibile il gol mangiato dal 19 di Borgorosso, ci cerchia. Majorana ha colpito una traversa incredibile su punizione. Non impeccabile il portiere di Flavio 91 Fedeli, però comunque gran botta quella dell'85. Fino a questo momento le migliori occasioni sono venute entrambe da un calcio di punizione. Bisello viene anticipato, però ha già recuperato palla il suo compagno di squadra, che poi prova un lancio in avanti a cercare Fedeli, non male, ancora Bisello con la palla tra i piedi, interviene molto molto bene il 23 di Borgorosso, Pellicciari, che conquista anche una rimessa laterale che verrà battuta in questo momento. Spizzato via il pallone, poi Panimolle, qui bellissima azione da parte del Flavio 91, poi però si perde nell'ultimo passaggio. Battendo la punizione Ruscito, controfallo è stato fischiato al 23, probabilmente non aveva messo bene le mani dietro la nuca e quindi controfallo fischiato al terzino destro di Flavio 91. L'appoggio ci cerchia, ma non ne ha approfittato Flavio 91, che però ha conquistato un ottimo calcio di punizione che lo andrà a battere il numero 10 Prezzolini, che rilancia il pallone in avanti a cercare Panimolle, poi allarga sulla destra per Ruscito, però sbaglia completamente l'appoggio. Può ripartire Borgorosso sulla sinistra, lancio in avanti a cercare Ruscito, poi anticipato, poi c'è un brutto fallo del 20 Panimolle su Cicerchia, chiede immediatamente scusa a Panimolle perché effettivamente il fallo non è stato bello. Calcio di punizione battuto da Majorana, molto bene. Cambio di campo dove c'è Marchetti. Adesso poi allarga per il suo compagno di squadra Lemmo, che perde palla, però sbaglia tutto Flavio 91. Può ripartire immediatamente il contropiede di Borgorosso. Pallone in profondità dove c'è Marchetti. Vediamo se riuscirà a prenderla. No, troppo lungo il pallone per il 92 in maglia biancoceleste. Si ripartirà da una rimessa dal fondo per Flavio 91. Si incaricherà della battuta, ovviamente, il numero 1, il portiere Fedeli. Quando siamo arrivati al 16° minuto del primo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0. Battuto la rimessa dal fondo, ha conquistato un calcio di punizione di Maria quando ci troviamo proprio sul cerchio di centrocampo, vicinissimi alla linea che delimita il campo. Manica,
mi sono battuto in questo momento con il destro a cercare il centravanti, forse anche con una mano, la spazza via la centrale di Fabio 91, non secondo l'arbitro. Qui prova ad andarsene molto bene ancora Majoran, che viene messo a terra da Prezzolini. Adesso altro calcio di punizione per Borgorosso, stavolta da posizione anche più vicina, però non centrale come prima, ma spostati verso la sinistra. Andrà con il destro. Da con il destro Majoran, sicuramente tenterà il tiro come ha fatto in precedenza, anche da posizione molto più distante. Arrivati al 18° minuto del primo tempo, il risultato fermo sullo 0-0. Sta per partire Majorana. Andrà con il destro, vediamo se riuscirà a portare in vantaggio la propria squadra. Quattro gli uomini messi in barriera da Fedeli. Parte Majorana con il destro, colpisce direttamente un uomo in barriera. Poi a partire il contropiede di Flavio 91, ha battuto completamente Fedeli. Infatti giusto il cartellino giallo ai danni di Petrolo. Ai danni di Pellicciari. Non un bellissimo fallo quello del centrocampista di Borgorosso, però provvidenziale, perché Flavio 91 stava per ripartire in contropiede in maniera veramente pericolosa. Quindi calcio di punizione per il Flavio 91, battuto in questo momento con il destro a cercare Fedeli. Stop molto, molto buono del 7. Fedeli viene messo a terra da Lemmo, però secondo l'arbitro non c'è fallo, quindi si ripartirà con una rimessa laterale per il Borgorosso, battuto in questo momento non bene. Palla che poi viene spizzata indietro. Fedeli con il destro rilancia in fallo laterale, con pallone che finisce addirittura fuori dallo stadio. Messa laterale battuta in questo momento, ottimo gioco con il tacco del 19 Cicerchia, che riesce a conquistare un calcio d'angolo. La bandierina alla sinistra del portiere di Flavio 91. Parte Pellicciari con il cross in mezzo, pallone resta lì, Majorana pensa al tiro, poi non lo fa, lo prova adesso e c'è il fantastico gol dell'85, gol bellissimo di Majorana, che poi probabilmente anche una dedica speciale, perché è venuto ad esultare sotto la telecamera. Bellissimo veramente il gol dell'85 di Borgorosso, tiro dalla distanza con il destro, manda ancora baci alla fotocamera. E avevamo detto prima, era stato sicuramente l'uomo più pericoloso, anche prima aveva colpito una traversa con il destro, stavolta ha provato il tiro dalla distanza. Qua c'è la lunetta, quella lì dell'area di rigore. Tanto però siamo già all'altra parte, pallone messo in mezzo, non ci arriva l'attaccante di Flavio 91, occasione sbagliata. Poi Majorana prova ad andarsene, viene anticipato, in gran forma stasera Majorana, assolutamente migliore in campo. Palla adesso che finisce direttamente dall'altra parte, fa buona guardia al Tobelli, riesce a spassarla via, non bene, recupera palla Conti, però è bravissimo Pellicciari
a rientrare, anzi no, scusate, Di Maria a rientrare e a mandare il pallone in fallo laterale. Ancora fallo laterale per Flavio 91. Rimessa laterale che verrà battuta in questo momento da Ruscito. Altra terza rimessa laterale di fila, quella conquistata dal Flavio 91. Pallone messo in mezzo, poi palla che resta lì, sbaglia tutto, può partire in contropiede il Borgorosso. Maiorana, Marchetti, davanti a lui Fedeli, Marchetti sbaglia completamente l'appoggio e si ripartirà con una rimessa laterale per Flavio 91, battuta proprio in questo momento. Pani molle, può andare per vie centrali, però recupera palla Di Maria che va indietro da Petrolo. Bellissima qui l'azione di Petrolo, poi pallone sulla sinistra, cercare Cicerchia, poi il suo compagno di squadra, senza farla apposta, Codiani gli leva il pallone e recupera palla Flavio 91, che però sbaglia subito. Di Maria, tanti passaggi sbagliati da Flavio 91 e ne sta approfittando il Borgorosso, che adesso ha sicuramente il possesso palla dalla sua parte. Porta avanti il pallone al Tobelli, poi rilancia con il destro a cercare il suo centravanti. Fa buona guardia però Prezzolini, però sbaglia ancora una volta Borgorosso, se ne va Maiorana. Maiorana supera il diretto avversario, imprendibile questa sera, vertice sinistro dell'area di rigore. Maiorana se ne va a due in area di rigore. Maiorana però stavolta ha fatto buona guardia Conti, che lo accompagna all'uscita e si ripartirà con una rimessa laterale quando siamo al 24esimo del primo tempo. Il Borgorosso è in vantaggio per 0-1, gol del numero 85 Maiorana, veramente migliore in campo fino a questo momento, anche una traversa colpita per lui. Cade a terra nel frattempo Atria, chiede un fallo che però l'arbitro non gli concede, quindi si ripartirà direttamente da un fallo laterale per il Borgorosso. Maiorana stop, poi va a cercare Cicerchia, però viene anticipato da Prezzolini, che adesso rilancia in avanti per Fedeli, troppo solo però Fedeli in mezzo alle mani del Borgorosso, poi spazza via il pallone il centrale, non è bene, recupera palla a Bisello che viene anticipato, poi si ferma Di Maria, Bisello su di lui, lo va ad anticipare, lo induce poi all'errore, rimessa laterale per Flavio 91. Palla per Panimolle, un giochetto di troppo, può partire in contropiede il Borgorosso, palla indietro, sbaglia però qui, sbaglia qui tutto quanto il 5, Gasbarrini. Prezzolini con il piatto destro va per vie centrali a cercare Moscetti. Moscetti con il sinistro ha visto lo scatto in profondità di Tarantino. Tarantino faccia sinistra, è costretto a tornare indietro da Bisello. Bisello prova il cross in mezzo a cercare Moscetti, colpo di testa, ma era posizione di offside, quindi gol che poi sarebbe stato annullato. Riparte immediatamente il Borgorosso, stop fantastico di Maiorana con il tacco che supera Prezzolini, si sta per accentrare, supera l'altro diretto avversario, sempre imprendibile, quasi in area di rigore, la mette in mezzo, cross in mezzo, fa buonissima guardia Ciurleo, poi il difensore del Flavio 91 spazza via il pallone, anche questa volta fuori dallo stadio. Calcio d'angolo battuto in questo istante, palla in mezzo, anticipa tutti i Plizzari, poi arriva il portiere, può partire in questo momento sulla fascia sinistra il contropiede di Flavio 91, palla però completamente sbagliata da parte di Moscetti, siamo già dall'altra parte,
Però qui è bravissimo Tarantino a fermare l'azione del Borgo Rosso, e quindi si ripartirà da una rimessa dal fondo. Prontamente battuta, palla lunga per il 7 Fedeli. Questa laterale conquistata, l'uscito Panimolle. Panimolle decide di andare per via centrale, poi pallone di ritorno per il 20, vede in profondità il suo compagno di squadra, però poi cerca un colpo di tacco un po' improbabile per Atria. Pallone perso, però ha già recuperato palla il Flavio 91 con Prezzolini, prova il lancio in avanti. Però è completamente errato. Rimessa laterale che sta battuta proprio in questo istante. Palla già persa dal Borgo Rosso. Panimolle scarica indietro da Ciurleo, che va sulla sinistra dal capitano di Flavio 91 Tarantino. Poi palla per Panimolle. Da Conti. E qui bruttissimo fallo, anche inutile da parte del 25. Bruttissimo fallo. Inutile, quindi ammonizione. Ammonizione, quindi prima ammonizione per un giocatore di Flavio 91, ammonito Moscetti. In precedenza era stato ammonito il 23 Pellicciari, però di Borgo Rosso. Di Maria la lancia in avanti, fa buona guardia però Conti. Può partire in contropiede il Flavio 91. Fedeli allarga sulla sinistra dove c'è Atria. Va da Bisello. Cambio di gioco di Bisello completamente sbagliato. E rimessa laterale per Borgo Rosso. Cerchia lascia l'incarico della battuta a Codiani. Non ha fretta adesso il Borgo Rosso, anche perché è in vantaggio 0-1 grazie alla rete di Majorana. Majorana sbaglia l'aggancio in questo momento, recupera palla Cicerchia, non c'è fallo, entrata dura del 20 Panimolle, un po' troppe entrate dure in questo momento della gara. Conti indietro da Prezzolini, buono rilancio in avanti a cercare Fedeli, entra duro anche Codiani, conquista fallo laterale il Flavio 91. Prova il tiro al volo Bisello, pallone che però finisce largo. Quindi si ripartirà con una rimessa dal fondo, si incarica della battuta lo Zivon, il capitano di Borgo Rosso. Zivon battuta in questo momento, sbaglia però tutto Borgo Rosso, riparte Flavio 91, Panimolle sbaglia il passaggio però è fortunato e trova Conti, poi lancio in profondità di Conti, errato, rilancia la difesa di Borgo Rosso, Panimolle larga sulla sinistra da Tarantino. Conti per via centrale, a spazio davanti a sé, vediamo se tenta il tiro, lo tenta con la punta destra, però colpisce male il pallone e finisce abbondantemente al lato. È rimessa dal fondo che non verrà battuta dal portiere, battuta in questo momento la ricerca di Cicerchia, però viene anticipato Prezzolini. Lancio in avanti, fa buona guardia Lemmo. Adesso può partire in contropiede del Borgo Rosso. Di Maria lancia in avanti a cercare Majorana, se ne va con un numero a Tarantino, però riesce a recuperare sull'85 di Borgo Rosso.
qui rischia Fedeli con il rinvio corto, però è efficace perché può partire il contropiede di Fabio 91, palla in profondità, cercare Atria, entra nel rigore Atria, pallone in mezzo per Fedeli con il piatto destro, il miracolo di Lo Zivon. Ma questo è un clamoroso gol sbagliato da parte del Flavio 91. Fedeli era arrivato a tu per tu con Lo Zivon con il piatto destro. Sbaglia incredibilmente un gol. Messa laterale per Borgorosso che adesso sta un po'. Un po' accusando, Flavio 91 sta prendendo campo, Fedeli deve riscattarsi del gol sbagliato, Fedeli se la porta sul sinistro, tenta il tiro, Fedeli sfiora il palo, ha provato subito a farsi perdonare, però non ha centrato bene lo specchio della porta. Laterale conquistata da Borgorosso, riuscito con un colpo di testa la buttata fuori, sulla rimessa laterale che verrà battuta sotto la nostra postazione. Borgorosso non ha fretta ovviamente in vantaggio, sta perdendo anche un po' di tempo magari per arrivare al primo tempo in vantaggio quando mancano poco più di 10 minuti alla fine della prima frazione di gioco. Questa laterale battuta in questo momento, ci cerca, prova a prolungare il pallone, sbaglia tutto, Prezzolini rilancia in avanti, va a cercare Fedeli, ha tante maglie però avversari di fronte a lui, conquista un'ottima rimessa laterale con Codiani che manda via il pallone, rimessa laterale, battuta in questo momento, Panimolle, avanza Panimolle, a sua sinistra Tarantino, voleva servire però colpisce male il pallone, per fortuna la palla gli rimane incollata al piede. Rilancio in avanti da parte di Borgorosso, non preciso, Prezzolini porta avanti il pallone, poi allarga sulla destra da Conti, ancora Prezzolini, c'è su di lui Di Maria, quindi va dal suo compagno di reparto, poi pallone ancora di ritorno per Prezzolini, che adesso rilancia in avanti a cercare Atria, però passaggio sbagliato, poi Bisello prova ad evitare l'out, però concede un fallo laterale per il Borgorosso che verrà battuto in questo momento, pallone a cercare Cicerchia, non riesce ad arrivarci però il 19 di Borgorosso, però conquista palla il Fabio 91, azione di contropiede, pallone messo in mezzo e ci sarà calcio di rigore per fallo da ultimo uomo, non abbiamo ancora capito su chi, ovviamente il fallo lo ha commesso il numero 23 Ruscito. Si incarica della battuta Majorana per la doppietta personale, anche se il rigore non è stato conquistato da Majorana, ma bensì dal numero 19 Cicerchia. L'arbitro non decide di venire al VAR, convinto della propria decisione, anche se comunque lì a calcio di rigore ovviamente anche un cartellino sicuramente andava estratto. Ma comunque sarà calcio di rigore. Parte Majorana con il destro, 2-0 per il Borgorosso, calcio di rigore perfetto. Doppietta di Majorana, migliore in campo in questa sfida. Nel momento migliore di Fabio 91. Trova il raddoppio Borgorosso e adesso entrano e esce Cicerchia anche Majorana, entrano con il numero 10 Fiori, con il numero 14 Cesaretti,
entra anche il numero 4 Acerbi, poi più tardi vi diremo chi è uscito per Acerbi. Sta mettendo al centro del campo il numero 4 Acerbi, anche Cesaretti a centrocampo, invece il 10 Fiori si è posizionato in attacco. Sono cambiati un po' i ruoli, per esempio Gasbarrini adesso sta giocando sulla fascia. Tanto per il 4 Acerbi. È uscito il numero 23 Pellicciari, saggia mossa da parte del mister, anche perché il 23 era ammonito. 37esimo minuto del primo tempo, Borgorossi in vantaggio per 2-0 e si sono anche permessi di fare una tripla sostituzione, ovviamente per far riposare i giocatori migliori. Pallone in dietro per Fedeli che rilancia con il destro in avanti. Prezzolini, esterno pregevole sulla sinistra a cercare Tarantino. Porta avanti il pallone del terzino di Fabio 91. Pallone indietro ancora per Prezzolini con il sinistro che finisce al lato di poco. Poca precisione qui da parte dei giocatori di Fabio 91 che spesso e volentieri sono arrivati vicino alla porta, alla rete di rigore. L'occasione più clamorosa sicuramente è quella di Fedeli, però poi al momento della conclusione non sono riusciti a segnare e invece al contrario molto più cinici i giocatori di Borgorosso che nel loro momento di difficoltà sono riusciti a portarsi addirittura in vantaggio sul 2-0, complice un bellissimo gol. Bellissimi gol di Majorana. Lancio in avanti di Prestolini. Interviene molto, molto bene Altobelli. Però ha già riconquistato palla il Fabio 91. Fedeli se la sposta sul destro, sopra il diretto avversario. Fedeli, verte sinistro della rete di rigore. Fedeli torna ancora sul sinistro. Entra nella rete di rigore. Fedeli out del campo, però va troppo fuori dal campo. E pallone che finisce in rimessa dal fondo. Manca veramente pochissimo alla fine del primo tempo, con il Borgorosso in vantaggio per 2-0 ai danni del Flavio 91. Va a battere la rimessa dal fondo Borgorosso, rilancio in avanti con il destro, non è preciso, intercetta tutto Vanimolle. Avanza il 25, palla al piede Bisello. Bisello lancia sulla destra a cercare Ruscito, va per vie centrali da Adria. Fedeli riesce ad allargare molto molto bene, intercetta però benissimo il pallone Lemmo. Va ancora indietro Fabio 91. Prezzolini rischia la giocata, Prezzolini la rischia un'altra volta, poi commette fallo su di lui Acerbi. Prezzolini batte subito il calcio di punizione, però Cesaretti non aveva dato la distanza necessaria. Pallone messo in mezzo, ha fatto buona guardia Di Maria. La palla che resta lì, il tiro al volo tentato da Panimolle. E con questa conclusione finisce il primo tempo in vantaggio per 2-0 per Borgorosso, doppietta di Majorana.
Sta per ricominciare il secondo tempo della settima giornata di UEFA Super League. Siamo allo stadio Castelli di Tor Sapienza, in vantaggio per 2-0 il Borgo Rosso. Doppietta del numero 85 Majorana. Prima un gol con il destro a incrociare alla destra del portiere. Poi calcio di rigore, stesso angolino del primo gol, ovviamente gol più semplice perché era la battuta dagli 11 metri. Batterà l'inizio di questo secondo tempo Flavio 91, squadra che ha un po' da recriminare per i gol sbagliati, in particolar modo quello del numero 7 Fedeli, che sbagliato un gol abbastanza clamoroso quando il risultato era sullo 0-0. Intanto è entrato per Borgo Rosso il numero 30 D'Ambrosi, che tocca in questo momento il suo primo pallone della gara. E adesso lancia in avanti per Majorana, ancora per D'Ambrosi, è fresco il 30, è entrato in questo momento, va davanti a sé Prezzolini. D'Ambrosi prova il cross in mezzo, intercetta tutto Prezzolini. Molto bravo il 10 di Flavio 91. Adesso si partiva con un calcio d'angolo, primissimo calcio d'angolo conquistato dal Borgo Rosso. Andrà alla battuta Majorana. Parte di sinistra a rientrare, va direttamente in porta, poi pallone che resta lì. Ha provato il 22 Lemmo con il destro, però alto sopra la traversa. Rimessa dal fondo, battuta in questo momento da Lo Zivon. Salta molto bene D'Ambrosi. Poi pallone riconquistato da Borgo Rosso. Ha provato a spazzarla via il 18. Altobelli. Tarantino. Panimolle. Conti. Ancora Panimolle. Prezzolini con il destro, però intercetta tutto molto bene il centrale di Borgo Rosso, che poi allarga sulla destra a cercare Majorana, porta palla avanti l'85, poi con il sinistro prova il cambio di gioco dall'altra parte, palla che però non si allarga più di tanto e va per vie centrali, quindi blocca Fedeli. Conti va indietro, Panimolle. Piatto destro, cercare sulla sinistra il suo compagno per vie centrali, Tarantino, Atria, Prezzolini, larga sulla destra, prova a ragionare Fabio 91 con questa una buona rimessa laterale. Palla buttata in avanti, entra in area di rigore, fa buona guardia Altobelli che poi spazza via il pallone. Sarà fallo laterale per Flavio 91. Sarà laterale battuta in questo momento Fedeli. Ottima riconquista del pallone da parte di Borgo Rosso. Prezzolini se ne va molto bene, supera due diretti avversari, supera tre, vince un rimpallo, poi pretende un po' troppo, si arrabbia anche il suo allenatore per questa palla persa, per l'eccessivo egoismo. Lancio in avanti di Codiani, però tentativo di lancio che viene anticipato.
tutto in questo momento. Ora palla Conti, dietro da Panimolle. Sbaglia tutto Panimolle, recupera un ottimo pallone Acerbi, che prova con l'esterno a cercare il suo compagno di squadra, però viene anticipato Tarantino per le vie centrali da Prezzolini, davanti Sebisello, poi va in avanti da Fedeli, sbaglia però l'aggancio, però ha già recuperato palla il Flavio 91, l'ha recuperata con Moschetti, che si fa intercettare il pallone. Altra va via sulla fascia, ci ha provato Tarantino, viene però anticipato dal difensore di Borgorosso, si partirà con un fallo laterale, sta acquisendo metri in questo momento Fabio 91, recuperato il pallone, provato il lancio in avanti per Maiorana, molto bravo Ciurleo però ad anticipare, D'Ambrosi prova il lancio in avanti, Ciurleo ancora ad anticipare, poi va indietro da Prezzolini, Prezzolini prova il lancio in avanti a cercare Adria, bellissimo il lancio, non altrettanto lo stop di Adria, che non riesce ad agganciare bene il pallone, quantomeno non manda il pallone rimessa dal fondo, ma la manda rimessa laterale, così permette ai propri compagni di restare alti e di andare in pressione però superata per un brevissimo istante da parte di Borgorosso, perché poi Maiorana perde palla, qui Conti rischia di perdere un pallone velenoso, però per fortuna sua e della sua squadra, Gasbarrini commette fallo, parte Prezzolini con il destro, ha cercato di sorprendere il portiere, però era ben appostato e può subito ripartire per l'occasione di contropiede, però ancora Prezzolini di testa, però con un fallo secondo l'arbitro, quindi si ripartirà con un calcio di punizione all'altezza della linea che delimita la metà campo. Prezzolini, ricordiamo, è ammonito. La preoccupazione dell'allenatore è ovviamente quella di giocare il 10. Calcio di punizione per Borgorosso, battuto in questo momento da Acerbi. Si addormenta qui il centrocampista di Borgorosso, può partire in contropiede del Flavio 91, porta avanti il pallone Adria, sbaglia tutto il passaggio all'indietro per Panimolle, può partire adesso in contropiede il Borgorosso, bellissima azione, out di sinistra davanti a sé Prezzolini, potrebbe metterla in mezzo, viene buttato a terra, questo potrebbe essere calcio di rigore per fallo di Prezzolini. Torniamo in linea, sembrava dovesse intervenire il VAR.
Siamo in diretta dopo il consulto al VAR dell'arbitro, che però ha deciso di non concedere il calcio di rigore per il Borgo Rosso. Intanto prime sostituzioni, entra per il Borgo Rosso il numero 24 Tartaglia. Palla in avanti del Flavio 91, dove in questo momento ha fatto buona guardia però qui il centrale di Borgo Rosso, poi porta avanti ancora il pallone il 25 che allarga molto bene sulla sinistra, rientra sul sinistro, tiro a giro, sfiorata la traversa. Rimessa dal fondo che verrà battuta in questo istante da Lovizon, sì, no, era aiutato da un suo compagno di squadra, battuta in questo momento con il destro a cercare D'Ambrosi, però ha fatto buona guardia qui Majorana con l'esterno destro, va da Tartaglia, Gatto sinistro a cercare il proprio compagno di squadra, va per via centrale adesso il Borgo Rosso, ancora Tartaglia, ancora sul lato sinistro, bellissima qui l'azione in mezzo a cercare D'Ambrosi, tanto sta per entrare il numero 9 Spinetoli per quanto riguarda il Borgo Rosso, prova qua il terzino di Flavio 91 ad andarsene, non riesce, Majorana se ne va con un gioco di suola, poi allarga per vie centrali. Adesso siamo già dall'altra parte, sulla fascia sinistra. Cerchio del centrocampo, lancio in avanti tentato in questo momento, sto bravo Ruscito a fermare il diretto avversario. Esce probabilmente ad uscire, a sentire le parole del mister, sarà il numero 19 Cicirchia, entrerà con il campo centro sinistra, anzi no, sta dando indicazioni Mario, va a giocare un attimo che a sinistra, acerbi, acerbi, esce il numero 4 Acerbi, che era entrato alla fine del primo tempo, entra con il numero 9 Spinetoli, parte il Flavio 91, pallone per via centrale da Fedeli che se ne va molto bene, Fedeli arriva sulla tre quarti offensiva, lancio in avanti a cercare Bisello, però pallone troppo lungo per tutti e fa una facile presa Lovizon, lancio in avanti di Lovizon a cercare Majorana sempre in grande forma, Majorana va per vie centrali, Spinetoli appena entrato, provato con un colpo di testa a cercare Majorana però non c'è riuscito, Atria se ne va sulla fascia, molto bene il 22, poi è costretto a tornare indietro dal 4, rilancia in avanti per Fedeli, da rigore Fedeli, toccato non dà calcio di rigore, vediamo decide di andare al VAR,
E quindi, mentre il mio collega Daniele Aloisi raggiungerà la postazione, voce che vi ha tenuto compagnia questa sera in questa partita, vi racconterò il rigore concesso al Flavio 91 dopo la valutazione del VAR. Alla battuta per il Flavio 91 vediamo chi va alla battuta per il Flavio 91. Intanto Daniele sta raggiungendo la postazione e vi terrà compagnia ancora per questi 20 minuti. Il numero 7 alla battuta. Fedeli. Eccoci. Calcio di rigore per Flavio 91. Batterà colui che se lo è procurato. Con il 7 Fedeli. Accorcia le distanze, 2-1. Dopo un lunghissimo consulto del VAR, è stato deciso così per il calcio di rigore numero 7 Fedeli. Si ripartirà adesso dal 2-1 per il Borgo Rosso. Adesso Flavio 91 sicuramente avrà qualche motivazione in più. Pallone alla ricerca di Majorana, anticipato l'85, può ripartire immediatamente il Flavio 91. Pallone centrale per Panimolle, per Fedeli, velo, bellissima qui l'iniziativa. Pallone in mezzo, palla che non arriva di pochissimo a Bisello, però può subito ripartire il Flavio 91 con il 13. Parte il Borgo Rosso, attenzione a destra al contropiede, Majorana, finta. Non male su riuscito, Majorana supera la linea del centrocampo, lob a cercare Cicerchia, esce il portiere, Cicerchia salva, quasi sulla linea di porta, Ciurleo, poi perde però palla, poi qui non si sa che cosa succede, attimi di confusione, sfiora il 3-1, incredibilmente il Borgo Rosso. So scarica dietro il 22 Atria. Pallone in avanti. Gestisce il pallone del Borgo Rosso. Va da D'Ambrosi. Fatto buona guardia il 13 di Flavio 91. Porta avanti palla Spinetoli. Qui un colpo di tacco di troppo da parte di Majorana, può ripartire il contropiede del Flavio 91. Qui Fedeli sbaglia l'appoggio sulla destra, però ci crede il 23 Ruscito e conquista un ottimo fallo laterale. Quando siamo arrivati al 65esimo, anche se quasi sicuramente ci saranno molti minuti di recupero per via della doppia consultazione VAR. Calcio di punizione che verrà battuto a breve dal Flavio 91. Le torri sono in mezzo. Andrà con il destro, vicini all'out destra. Batte in questo momento, la chiama il portiere. Il pallone è troppo sul portiere. Può subito ripartire in avanti a cercare Majorana, però ha lasciato troppo su Majorana. Riesce comunque a spezzarla molto molto bene di testa. Però niente, nulla da fare. Porta avanti il pallone il 21. Cerca di Fedeli. Supera il diretto avversario. Poi il difensore si mette tra pallone e lui. E
e conquista un calcio di punizione. Intanto entra Botev con il numero 26. Gasba, 2 e Dima. Bassi, Big, 4 centrocampisti. Di Dima. Si gioca davanti, Alex. Si gioca davanti. È uscito il 19 Cicerchia, quello che ha commesso il fallo da rigore ai danni di Fedeli. È entrato Botev, che tocca adesso il suo primo pallone, però sbagliandolo. Fedeli scambia molto molto bene con Bisello, porta avanti ancora il pallone il 21, però sbaglia tutto. Può partire in contropiede il Borgorosso con Majorana, che va da Botev, che se ne va al diretto avversario, che lo stende. Si ripartirà con un calcio di punizione. Calcio di punizione che credo verrà battuto dal solito Majorana. Posizione centralissima, quasi come quella del primo tempo, dove Majorana ha preso la traversa, ovviamente a porte invertite. Parte Majorana con il destro, colpisce la barriera in pieno, forse conquista un calcio d'angolo, no, neanche quelli, perché neanche quello, perché è bravissimo Fedeli ad evitarlo, e prova subito a partire in avanti, a cercare l'altro Fedeli, che presumo sia, possa essere il fratello. Pallone in dietro. Va via per via centrale il centrale, proprio sbaglia incredibilmente. Può partire il contropiede di Flavio 91 con Fedeli, porta palla avanti il 7, tre quarti offensiva, poi allargatura sinistra per il 13, cross di piatto in mezzo, gestisce il pallone Moschetti, che viene toccato da dietro, ma non viene fischiato calcio di punizione. Può partire da dietro D'Ambrosi, viene fermato molto bene, però poi arriva di nuovo sul pallone D'Ambrosi. Indietro da Di Maria, sul pallone a cercare dall'altra parte. Calcio di punizione per il Borgorosso, andrà sempre a battere con ogni probabilità l'85 Majorana, autore dei due gol che stanno tenendo avanti il Borgorosso per 2-1. Stavolta vediamo se tenterà la conclusione, perché la distanza è come quella di prima, però un po' più spostato verso la destra. Vediamo se proverà a metterla in mezzo Majorana. Parte Majorana con il destro, la battuta in due tempi, però blocca Fedeli, che prova a ripartire subito. Non bene il rilancio in avanti, però sbaglia tutto il centrale di Borgorosso, quindi può correre Moschetti. Va per via centrale a cercare Fedeli, vince un rimpallo Fedeli, poi la mette in mezzo a cercare di nuovo Moschetti. Qui sbagliano i giocatori di Borgorosso, ancora palla per Fedeli, ne supera uno, ne dà di rigore, cross in mezzo, pallone deviato! E c'è il 2-2 del Flavio! Pallone deviato, ovviamente senza colpe qui il
pallone deviato, vediamo se poi il gol verrà attribuito a Fedeli, anche se comunque il suo era più un cross in mezzo, poi deviazione di un difensore del Borgo Rosso, e 2-2 del Flavio. Adesso partita che torna in parità. D'Ambrosi prova a concludere un calcio d'angolo, ma l'ultima a toccare è lui, quindi sarà addirittura rimessa laterale per il Flavio. Ricordiamo il parziale, 2-2, era passato in vantaggio per 0-2 il Borgo Rosso con la doppietta di Majorana, poi la doppietta di Fedeli ha riportato il tutto in parità. D'Ambrosi intercetta il pallone, prova ad andare in avanti, sbaglia tutto, spazza via il centrale di Flavio 91. Adesso Flavio 91 ovviamente crede nella rimonta. Borgo Rosso che nel secondo tempo non ha disputato una grandissima partita. Cambia tutto molto bene, c'è Marchetti vicino a lui, D'Ambrosi. Marchetti la mette in mezzo, pallone che resta lì, si gira il 9, toccato. Ma non è calcio di rigore, palla che però viene messa in mezzo da Marchetti in area di rigore. Anticipato nuovamente. Poi prova il... Tanto proteste... dalla panchina di Borgo Rosso. Vediamo se verrà dato calcio di rigore, vediamo se andrà al VAR. Intanto viene ammonito un componente della panchina di Borgo Rosso. Se non... Intanto è stato espulso un componente della panchina, sono state tantissime le proteste per il calcio di rigore non concesso a Borgo Rosso. Momenti di tensione in panchina, è stato espulso un componente della panchina del Borgo Rosso, chiedeva due componenti della panchina per troppe proteste, chiedevano un calcio di rigore che francamente non credo ci fosse in questo frangente. Credo che comunque l'arbitro in questo caso abbia preso la decisione corretta. Ma comunque torniamo al campo, perché ci sono state veramente troppe interruzioni. Adesso
prova il cambio di gioco, il Flavio 91, che dopo aver ribaltato il risultato adesso vuole provare a vincerla. Panimolle porta avanti il pallone a cercare Atrio, sbaglia però l'aggancio, pallone che comunque resta lì. Fedeli vorrebbe provare il tiro con il destro, Fedeli alto sopra la traversa. Si partirà con una rimessa dal fondo per Borgorosso. Partirà il portiere, sbaglia però tutto, adesso un po' nervoso Borgorosso, sta sbagliando veramente tanti palloni anche molto molto semplici. Avvisiamo che in teoria mancherebbero 3 minuti alla fine della gara, 77 minuto, però credo che debbano essere concessi almeno 10 minuti di recupero. Porta avanti il pallone il Flavio 91, prova ad andarsene il 25, molto bene il tiro! E questo è un gol clamorosamente sbagliato, poteva servire i suoi compagni, invece Moscetti ha voluto tentare un tiro senza senso. Però altra occasione per il Flavio 91, adesso Borgorosso che vede veramente complicarsi la vita. Sbaglia qui Atrio D'Ambrosi. Atria scusate su di lui. Panimolle viene attaccato da dietro da Spinetoli. Fallo netto da parte del 9. Porta avanti il pallone il 13 di Flavio 91. Se ne va molto bene con una finta Spinetoli. Poi decide di tornare indietro da Panimolle. Attaccato da Moscetti. Atrio perde il pallone. Rilancio in avanti qui. Pallone che colpisce il terreno, fa uno strano giro e finisce fuori. Vediamo a breve quanto verrà dato di recupero. Davanti il pallone Atria, poi scivolando prova a passarla, ma il suo passaggio viene anticipato. Recupera ancora palla Flavio 91, lancio in avanti a cercare Fedeli, esce il portiere, era però in posizione di offside il 7, quindi si ripartirà con un calcio di punizione. Entrano Cesaretti e Fiori. Uscito il numero 30 D'Ambrosi, dal numero 14 Cesaretti. Rilancio in avanti, porta avanti il pallone il 13, Cesaretti interviene molto molto bene al centrocampo. Sbaglia qui Fedeli, Cesaretti va per via centrale, ancora gestisce palla Cesaretti con il sinistro. Poi qui sbaglia tutto il centrale di Borgorosso, recupera palla Atria. Che va dal proprio compagno di squadra però. È altrettanto bravo il centrale Altobelli. Un altro cambio per Flavio 91 che proverà a vincere la partita.
Il Mestadrale battuta in questo momento. È stata un'area di rigore il giocatore di Flavio 91. Però niente da fare. Fiori commette un brutto fallo appena entrato, rischiando anche il cartellino giallo. Brutto fallo su Ruscito. Calcio di punizione importantissimo per il Flavio 91, quando siamo arrivati comunque nelle ultime occasioni del match, sono tutti quanti in mezzo per cercare un gol che vorrebbe dire vittoria, vorrebbe dire tre punti, ma soprattutto dovrebbe certificare una grandissima rimonta. Pallone messo in mezzo in questo momento, non è bene, spazza Cesaretti, Fiori rilancia in avanti, sbaglia tutto, poi arriva Tarantino con il rilancio in avanti completamente sballato, blocca il portiere di Borgorosso che rilancia adesso in avanti a cercare Majorana, bellissimo lo stop di Majorana, torna indietro, non ha compagni da servire, infatti prova l'azione personale Majorana, poi va da Spinetoli, ancora da Majorana, Cesaretti viene però fermato. Busta qui di Fedeli, poi gestisce ancora palla il Flavio. Fedeli se ne va, entra nel rigore, ancora Fedeli. Poi viene portato fuori, non riesce a mettere in mezzo il cross e riparte immediatamente l'azione del... Intanto vi segnaliamo che i minuti di recupero sono 6, 4 se ne sono già andati, a mio avviso sono anche pochi per poi tutto il tempo che si è perso. Porta avanti il pallone il Flavio 91, allarga molto bene sulla sinistra. Recupera palla però qui il Borgorosso, poi decide il 4 di Flavio 91 di spazzare via il pallone. Spinetoli va per invece entrare Di Maria con il sinistro a cercare Majorana che però viene anticipato. Pallone indietro per Fedeli che la rilancia via a cercare ancora Fedeli, stop di pregevole fattura, poi se ne va per vie centrali, Fedeli allarga totalmente dall'altra parte, proprio erroraccio qui del 6 di Flavio 91. Su qua gestisce il pallone, sento ci sarà un importantissimo calcio di punizione. C'era un importantissimo calcio di punizione per il Flavio 91, nel frattempo è rimasto a terra un giocatore di Borgorosso, ovviamente sì, è proprio Cesaretti, allenatore e giocatore del Borgorosso che è rimasto a terra e che ha commesso fallo, che darà un'ultima opportunità per segnare al Flavio 91. Vedo anche un cartellino rosso. Intanto un accenno di rissa. Accenno di rissa in mezzo al campo. È stato espulso il numero 5 Gasbarrini, quindi Borgorosso che finirà in 10. Intanto l'arbitro sta provando a mantenere la calma. Fedeli, torniamo un attimo al campo, anche se in realtà in questo secondo tempo
si è parlato veramente poco di calcio giocato, ci sono state più risse, interventi VAR, eccetera, che altro. Prova, adesso va Fedeli con il destro, vediamo se riuscirà a completare la rimonta con una sua tripletta, parte Fedeli. Il tiro di Fedeli, para, poi pallone che resta lì, in mezzo si salva il Borgorosso, e partita che finisce in questo momento.